Perché ha vinto tutto, diciamolo chiaramente, le corse a tappe le più importanti, è reduce dallo storico successo al Tour de France e voglio dire, è quasi napoletano di adozione. A questo punto, lo squalo dello stretto, Vincenzo Nibali. Vincenzo, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, Buonasera, buonasera. grazie per la tua disponibilità perché è stata una giornata dedicata alle presentazioni, ai premi, la presentazione del libro, soprattutto alle tantissime parole e alle dichiarazioni rilasciate ai colleghi. Fai così anche con noi in diretta su Radio Ah, Marte, sì, esattamente. ne siamo contenti e colgo l'occasione per ringraziare Luigi Auricchio che deve essere lì vicino a te, è il presidente del fan club Napoli che ti è dedicato, quindi non ho sbagliato dicendo che sei quasi napoletano ormai, una parte Ma di te lo è. posso dire qua che insomma, il fan club Nibali Vincenzo esiste già da un bel po' di anni, circa dal 2009, Sì. e quindi ogni anno si rinnova un po' l'appuntamento, ci siamo trovati, quindi anche Luigi Auricchio, essendo il presidente, abbiamo un'amicizia, e quindi quando si può faccio, diciamo, un passaggio proprio nei dintorni del Partenopeo, e quindi per l'occasione sono stato, diciamo, ricevuto dai vari comuni di Scafati di Torre del Greco, quindi ho ricevuto Quindi anche gioco forza, caro Vincenzo, che una ricordiamo, bellissima accoglienza, grazie. grandissimo campione di ciclismo, ma grandissimo campione in Eh no, è assoluto. sportivo dell'anno, È sportivo 2014. dell'anno, quindi evidentemente Napoli-Juventus avrà un tifoso in più da parte azzurra. Eh beh, no, certamente, come non si può tifare, no, ho tifato anche, diciamo, un po' in quella partita, ho seguito molto attentamente la partita proprio Napoli-Juventus di qualche mese fa, proprio in Coppa di Serie A Team. Insomma, ora ci troviamo qui, oggi abbiamo fatto anche, come si diceva, qualche presentazione, diciamo, del libro di Furore e Lealtà, Ecco, infatti parliamo di proprio questo libro e dell'evento. ecco. Ah, scusa un Sì. attimo, Vincenzo, io te lo introduco così perché ti ho seguito anche nelle imprese da giovanissimo, da allievo, quando venivi a correre dalle parti nostre, perché sei venuto a correre anche nel Beneventano, dove percorso molto impegnativo, si vedeva insomma che avevi stoffa assolutamente da vendere. Dico questo per collegarmi a Di Furore e Lealtà, in cui tu racconti il tuo percorso praticamente dalle prime pedalate con tuo papà e con gli amici, fino poi ovviamente al tripudio del Tour de France, della vittoria alla Grand Boucle. Un bel percorso, ti sei divertito È con proprio un bel Brizzi? percorso. È chiaro che Brizzi è riuscito a coniare proprio con la sua penna, la sua scrittura, un romanzo sul mio racconto, e cercare di dare quel tocco di stile, perché proprio sappiamo tutti chi è Enrico Brizzi, che ha fatto il best seller Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Quindi lui ha saputo raccontare molto bene, diciamo, la mia storia, che è quella di raccontare la mia autobiografia, che non si tratta del classico allenamento, tabelle o via dicendo, alimentazione, ma si tratta proprio dello stile di vita mia da ragazzino e i vari passaggi che ho fatto per cercare di arrivare e fare di questo sport un po' come il mio lavoro, quindi, e quindi raccontare delle corse da ragazzo proprio nelle zone della Campania, non solo, ma anche Basilicata, Calabria, ho corso un po' in tutta Italia, e poi crescendo mi sono anche spostato anche in Europa. Sì. E quindi con Brizzi, insomma, abbiamo fatto questo bel libro, che è adatto a una lettura sia per piccoli che grandi, e consiglio veramente a tutti, Una ecco. raffica di domande prima di salutarti e colgo l'occasione ancora per ringraziare Luigi Auricchio che tra le altre cose, non lo sanno tutti, è un ballerino professionista praticamente e un ottimo Esatto. pedalatore perché è uno che va forte, eh? Io lo seguo sulle corse per gli amatori. Detto questo, quanto è importante la lealtà? Ma la lealtà è tutto, no? C'è nella vita e c'è nello sport, quindi, e poi con i giusti sacrifici diciamo, si riescono a ottenere i tanti successi. Poi magari questi sono anche dettati da un po' di fortuna, però con la costanza solitamente prima o poi la ruota gira, si viene anche un po' ripagati, sperando che tutto vada sempre bene, chiaro. Certo, senti, lo sai che gli Indurain, gli Anche Thiel, insomma, gente così di questa Eddy levata, Merckx, gli Eddy chiaro. Merckx hanno vinto un po' di corse come quelle che hai vinto tu, hanno vinto la Vuelta, il Giro, il Sì, Tour. esatto. No, per me non è un vanto, però essere entrato diciamo, in questa cerchia ristretta di questi sei corridori che hanno vinto tre grandi giri fa veramente un grande piacere, un grande onore. È chiaro che non era il mio obiettivo questo qui, però
il mio obiettivo era quello di sicuramente di vincere il tour, di esaltare un po' tutti i tifosi cercando questa vittoria, e il mio pensiero è stato soprattutto questo, cercare di chi tutti i tifosi o che non lo siano, che insomma di cercare di far vedere a tutti insomma la bellezza del ciclismo, del tour, e nonostante tutto quello che è successo negli anni passati, cercando un po' di rilanciare questo sport. Ecco. Il ciclismo è così grande come sport che uno fa tanta di quella sofferenza che poi rimane anche umile come Vincenzo Nibali. Per rendere l'idea al pubblico calcistico che ci segue, Nibali com'è, Sarnataro? È come un Higuain, forse di questi tempi, è come un Messi, eh? Quasi sì, perché quello che ha vinto io sicuramente. Io ringrazio veramente tantissimo, però l'umiltà non è soltanto quella mia, ma se si pensa ai tantissimi gregari che si proprio fanno veramente tanti sacrifici per aiutare noi, quindi sono parte anche dalla loro lealtà, quella che ogni giorno si allenano sia con noi e sia in gara per aiutarci noi, quindi certe volte magari noi finalizziamo il lavoro, sembra quasi che il ciclismo sia uno sport singolo, ma in realtà c'è un grande lavoro di gruppo come nel calcio e del resto anche nel ciclismo. Nel salutarti Vincenzo, innanzitutto saluto anche il collega Alessandro Costa che ci ha raggiunto dall'altra parte. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera a tutti voi. E nel salutare Vincenzo Nibali, gli obiettivi per il 2015 evidentemente quali sono? Ma gli obiettivi per il 2015 si parte con la stagione, insomma successivamente nelle prossime settimane il Tour di Dubai, poi il primo appuntamento più importante in Italia è la Tirreno Adriatico con successivamente la Milano-Sanremo, e dopodiché ci saranno le classiche, l'appuntamento più importante per il Tour de France.